Ma siamo qui sempre all'EFPA Italia Meeting a Lecce, EFPA Italia Meeting 2014. Siamo con Christian Coletto, Senior Developer Manager di Aberdeen. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare per la seconda metà del 2014 di Aberdeen? Bene, grazie, buongiorno a tutti. Visto un po' lo scenario di mercato attuale, dove abbiamo valutazioni azionarie e obbligazionarie che sono andate un po' in là del ciclo economico, sarebbe opportuno cominciare a essere molto più selettivi nei propri investimenti, suggerire ai clienti ovviamente grande diversificazione, ma tenere in considerazione quello che è sempre un profilo rischio-rendimento. Noi abbiamo oggi una confidenza maggiore sulla parte azionaria, per il motivo per cui abbiamo rendimenti contratti sulla parte obbligazionaria, dobbiamo cercare di spingerci di più sulla parte del rischio, tanto che lo stesso Draghi ci sta spingendo verso questa direzione. Dal punto di vista di asset allocation vediamo quindi una parte più interessante sulla parte azionaria, dove anche qui bisogna essere però estremamente selettivi, non parlare solo di aree geografiche o settori, ma di singoli nomi, di singole società, mentre dal punto di vista obbligazionario vediamo oggi maggiori opportunità di investimento sui bond emergenti. Questo a seguito del fatto che comunque le cedole e i rendimenti sono molto più interessanti oggi in base relativa e su base storica, pertanto suggeriamo di incrementare oggi il peso sui bond emergenti perché è una buona opportunità d'ingresso. Parliamo di prodotti, novità a livello di prodotto, sempre al mondo Aberdeen in Italia? Oggi stiamo lavorando sulle nuove opportunità, sui nuovi prodotti che derivano da Scottish Widow. Abbiamo finalizzato l'acquisizione di Scottish Widow Investment Partners nel mese di aprile, stiamo quindi lavorando sulle strategie di investimento che prevedono strategie absolute return, fondi flessibili, fondi multi-asset, che saranno disponibili sul mercato italiano presumibilmente verso la fine del 2014. Ok, bene, ringraziamo Christian Coletto per questa breve pillola qui sempre dall'EFPA Italia Meeting a Lecce, grazie. Grazie, arrivederci.